stimolo ci deve essere sempre, al di là del momento storico, delle squadre della forma delle squadre che andiamo a incontrare settimanalmente. Quindi lo stimolo deve essere una cosa fissa. È chiaro che questa è una caratteristica, insomma, di questo campionato, che a volte si fa l'errore di andare a giudicare l'avversario di turno in base alla classifica. E invece la classifica, secondo me, non c'entra nulla, perché se partiamo dal concetto o dal pensiero che abbiamo sempre sottolineato, che in Serie B il campionato è molto equilibrato. Non ci sono squadre che possono permettersi di ammazzare totalmente il campionato. E non ci sono squadre cuscinetto, quindi proprio per questo motivo qua conta molto lo stato di forma delle squadre nel momento in cui le vai ad incontrare. Questa è una cosa determinante. Tante volte si pensa, ecco, trasferta difficile perché vai a Verona, che è una trasferta difficile di per sé, ci mancherebbe. O magari ti viene il pensiero di sottovalutare una squadra come il Cesena, che è vero che ora ha migliorato la classifica perché chiama 27, che però fino a qualche settimana fa era in difficoltà. Invece io dico che delle squadre che ho visionato finora, cioè dal 7 novembre a oggi, io ogni settimana vedo minimo due o tre partite della squadra avversaria, e di tutte quelle che ho visionato, il Cesena è la più forte che ho visto, sotto tutti i punti di vista. È una squadra che mi ha veramente impressionato. Ora, voi mi direte, ma come... Perché in questo momento fa delle cose che a tante altre squadre probabilmente non gli riescono. È una squadra che sta in forma, che gioca, viene da strisce positive, ha fatto molto bene in Coppa Italia pur essendo eliminata contro la Roma, aveva fatto bene contro il Sassuolo perché ha vinto fuori casa 2-1. È veramente una squadra in grande spolvero, per cui se si fa l'errore di guardare la classifica, che ripeto oggi quella del Cesena non è brutta, è una classifica ancora tutta da definire perché il Cesena, visto ancora le tante partite da giocare, vista la rosa, visto il momento attuale di forma, è una squadra che può rientrare tranquillamente in un discorso playoff, a mio avviso. Ed è una squadra forte che al momento per me è la migliore che c'è. Senti, considerando questo, pensi che Cesena è stato vicino a te in qualche modo prima del tuo arrivo all'avversario o no? Perché c'è stato qualcuno che dice che ti aspetta per No. picchiarti. Ma non è vero, non sono cose assolutamente fuori da ogni tipo di discorso, perché io l'ho detto anche quando sono venuto, io al Cesena c'ho una persona alla quale sono molto legato, Carino Foschi, col quale ho parlato, ma niente, non, ma credetemi, proprio zero, non c'è stato assolutissimamente nessun tipo di discorso, non so come possano essere venute fuori queste voci, per cui non è che ogni volta che parli con un dirigente al quale sei legato da vecchie amicizie e con il quale hai lavorato e che conosci da tantissimi anni, perché io a Foschi lo conosco dal 2005, quindi non ho detto che ogni volta che parli con una persona sia perché devi andare a lavorare in quel posto. Questo mi dispiace, ma con il grande rispetto che ho per la piazza di Cesena, che ho sempre detto reputo in questo campionato per tradizione, per tifoseria, per tanti, tanti motivi, per blasone, una delle piazze più importanti, insieme ad altre, però io onestamente non c'è stato C'è stato nulla. nessuno. Una cosa per quanto mi riguarda, sei un po' preoccupato per il discorso attaccanti o no? Nel senso che Loro Flores mi pare che si è allenato in modo differenziato ieri, Sì. non so come sta No, messo Floro Floris ci ha avuto Krejcic, volevo qualche. Krejcic ci ha sapere. preso un colpo, per cui lo stiamo valutando. È un colpo che ha preso alla tibia, quindi dovremmo vedere come se il gonfiore si toglierà nel giro di un paio di giorni. Per quello che riguarda Floro Flores era un discorso influenzale, non c'erano altri problemi, ora lo andremo a valutare, ma credo Te li che... porto tutti e due comunque. Sì, sicuramente sì. Almeno uno lo recupero, insomma. Spero di recuperare tutti e due, perché comunque anche Krejcic c'è un colpo, vedremo, insomma, vedremo tra oggi e domani come sarà l'evoluzione del problema. Mister, al di là degli... Oh, scusi, proprio... al di là degli stimoli che sono, diciamo, assodati, ecco, quale potrà essere l'atteggiamento migliore con cui affrontare il Cesena in caso che Ma questo colpo. l'atteggiamento deve essere un atteggiamento giusto, sicuramente non quello di Cittadella. Dovrà essere un atteggiamento, mi riferisco chiaramente all'ultima trasferta, deve essere un atteggiamento completamente diverso da quello e un atteggiamento che in altre gare ci ha portato comunque a fare delle buone prestazioni, se non altro per una parte di partita, come sempre succede in questo campionato, perché ripeto,
In questo campionato non ci sarà mai una squadra che per 90 minuti ne mette sotto un'altra. Questo è un campionato, come dicevamo in presentazione, molto equilibrato e nel campionato, insomma, nel torneo stesso, ma anche nelle gare, insomma, le partite sono tutte molto, molto equilibrate. Quindi ci saranno momenti che probabilmente avremo il pallino in mano, momenti che dovremo soffrire perché ce l'avranno gli altri. Quindi dovremo essere bravi a farci trovare pronti in tutte le situazioni che la partita presenterà. Perché l'avversario, ripeto, è di grande livello, bisogna rispettarlo tantissimo e dovremo tirare fuori una prestazione importante, perché noi fuori casa è lì che in questo momento stiamo, in questo momento storico, stiamo un po' siamo deficitari, insomma, noi dobbiamo tornare, se possibile, a fare una partita importante fuori casa. Sì, infatti, volevo chiederti, se hai mai chiesto perché l'Italia non vince fuori casa da partita? Questo non lo so. Anche Sì. Beh, devo dire, bisogna analizzare anche poi magari partita per partita, no? Verona, insomma, noi abbiamo fatto una buona partita, probabilmente non so se meritavamo di vincere, ma forse più di vincere che di perdere, probabilmente. Ad Ascoli, per esempio, pur facendo una partita molto equilibrata, direi ce l'avevamo lì per portarla a casa, poi ci hanno fatto gol nei minuti di recupero. Però sai, pure là si è verificato una partita del genere, Pisa è una partita, insomma, hai portato a casa un punto, però non sei stato brillantissimo. E poi c'è stata quella brutta di Cittadella, ma quella Cittadella, al di là del risultato, che magari con un po' più di fortuna potevi pure venire a casa con un punto, perché le occasioni le hai avute, però non mi è piaciuto l'atteggiamento, non mi è piaciuto in quel caso la mentalità, che deve essere completamente diversa. A volte in queste situazioni qua subentra pure una sorta di blocco psicologico, no? Sembra che fuori casa non puoi fare nulla, che devi, come si dice, sistemare le cose sempre nelle mura amiche, che devono essere per noi un punto di partenza, ci mancherebbe, però una squadra che vuole crescere, che vuole fare un certo tipo di campionato, deve cominciare ad attrezzarsi anche andando a fare dei colpi fuori casa, al di là dell'avversario di turno. Furlan non è recuperabile. Ma ce ne avrà per una decina di giorni, vediamo, insomma. Andiamo avanti giorno per giorno, comunque non meno di 10 giorni. Mister, ma è rimbalzato dalla panchina? Non ho ancora deciso. Ora vediamo, insomma, abbiamo dei giocatori da valutare in questi 2 giorni, la formazione, insomma, non l'ho ancora decisa, mi prendo ancora. C'è tempo, tra le altre cose, ci sono ancora 2 giorni alla gara, quindi. Mister, non c'è problema. Riguardo magari in trasferta, collegandomi al discorso, pensa di avere una squadra di vincere in trasferta rispetto a quello che aveva, magari. Ma non dipende dal non dipende credo dalla magari in fase offensiva. Ma probabilmente adesso abbiamo un reparto offensivo più copioso rispetto a quello che avevamo prima, perché eravamo un po' pochi, un po' tirati, con qualche giocatore che magari aveva un po' finito a livello mentale non mi viene il termine giusto, però sì, un po' ma capita questo nel calcio, capita anche in altri club, quindi senza fare nomi. Sicuramente adesso abbiamo più frecce nell'arco, però bisogna valutare bene, perché comunque queste frecce ancora non è che sono in un momento di forma esaltante per quello che riguarda chiaramente l'abitudine alla gara ai 90 minuti. Quindi come dicevamo qualche giorno fa, ma non è per tirare fuori scuse, questa è la realtà, purtroppo la realtà è questa, i giocatori che hanno pochi minuti, chiaramente non si può pensare che in 4 e 4-8 riescono a tornare brillantissimi così, con un po' di allenamenti. Il calcio richiede molta pazienza, quindi dovremo aspettarli un attimino. Una cosa è certa, una volta che questa rosa sarà cresciuta dal punto di vista della condizione e avrà avuto modo di conoscersi meglio, sicuramente abbiamo, a mio avviso, una squadra molto più competitiva di quella che avevamo prima, se non altro dal punto di vista numerico, perché noi siamo stati per parecchie partite nella mia gestione, almeno eravamo un po' ridotti all'osso, vi ricordate, insomma, abbiamo fatto delle partite che eravamo pochini, eravamo in 18-19, adesso domani partiamo in 24, per cui c'è un po' di differenza. Sì. Diciamo, probabile in questione psicologica per quanto riguarda le gare fuori casa. Ecco, in questi giorni, dopo, diciamo, il mercato di gennaio, si stanno creando delle aspettative enormi, ancora
maggiori di quelle diciamo fatte nella prima parte del campionato. Secondo lei queste aspettative, il fatto che si creano da parte di persone attente e non attente ai lavori, possono saltare di più il gruppo o possono creare anche qui dei problemi? Lo vedremo, non credo che, non lo so che problemi possono creare, insomma, io stato sempre, la mia filosofia è stata sempre quella di avere pressioni, avere comunque aspettative, fa parte di chi fa questo mestiere. È chiaro che tutto subito, poi bisogna anche vedere queste persone che comunque hanno queste aspettative, devono essere anche intelligenti a capire che non è che le cose si fanno tatà dall'oggi al domani, le cose si cercano di costruire con calma, ci vuole pazienza, noi chiaramente tutto questo tempo non ce l'abbiamo, però la nostra filosofia è stata quella di ragionare su un altro aspetto, insomma, ed è stato condiviso sia da me che dal presidente che da Sean, da Sogliano. Noi abbiamo fatto un girone d'andata che poteva essere sicuramente meglio, ma poteva essere anche peggio, quindi non c'è mai certezza nelle cose. Questo girone d'andata è terminato e la nostra posizione di classifica ci collocava insomma in una zona un po' appena dentro i playoff, leggermente fuori oppure leggermente dentro, una situazione un po' borderline, chiamiamola così, no? Rimanendo come eravamo, fermo restando che qualcosa dovevamo fare perché abbiamo perso dei giocatori per infortunio, rimanendo come eravamo potevamo chissà raggiungere magari l'obiettivo, così come no, non c'era nessun tipo di certezza, ma avremmo dovuto faticare parecchio. Pensando di dare una rinfoltita alla rosa con giocatori validi, che però sapevamo benissimo che non avrebbero potuto dare un contributo importante subito pronti via, fermo restando che Galano come arrivato ha segnato, quindi già una cosa buona l'abbiamo fatta, ci ha fatto vincere la partita. E abbiamo deciso di adottare questa strategia, che io ripeto per l'ennesima volta, io non so se questa strategia sarà quella giusta, lo vedremo alla fine del campionato. Noi però abbiamo fatto un ragionamento, guai ad arrivare a maggio e poi a dire ma potevamo fare quello e non l'abbiamo fatto, e invece noi abbiamo cercato di fare tutto il possibile. Poi se ci avremo azzeccato io non lo so, certo non possiamo pensare che tutti quelli che sono arrivati adesso pum 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 pum, se no lo fanno tutti e tutti vanno a fare una cosa del genere. Noi chiaramente abbiamo deciso, perché non avendo una posizione di classifica che era tra le prime tre o tra le prime quattro, qualcosa dovevamo fare per non lasciare nulla di intentato, e abbiamo adottato questa strategia che speriamo possa darci dei frutti. Le aspettative ce le prendiamo, poi dipende, non lo so, la gente cosa si aspetta. Chiaro che noi dobbiamo cercare, ripeto, non dobbiamo cercare di vincere il campionato, noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Per cui è una bella cosa. Sì, perché sennò sembra parlare di questo, sembra che poi arrivano queste pressioni, queste cose qua. Non, io ho detto, ragazzi, non lasciamo stare il campionato, proviamo a vincere ogni domenica, proviamo a vincere tutte le partite, se ci riusciamo, sarà difficile questo, però la mentalità deve essere quella. È chiaro che avremo sempre davanti degli avversari di grande valore, quindi è un campionato molto complicato questo. Questa settimana non l'hai potuto fare perché il tuo forza è stato non benissimo, ma io credo che nella testa dell'allenatore frulli l'idea, no? Tu hai già detto che non sei legato a un sistema, che no, possiamo giocare fino alla fine in tanti modi, li cambia anche in partita, non è un problema. Però io non credo, adesso vorrei capire se sei d'accordo o no, che Floro Flores sia il terminale per eccellenza di questo bar, il terminale per Rajevic o in maniera, no? Come prima punta in assoluto. Quanto ti intriga l'idea e quanto pensi che possano essere maturi i tempi per giocare con Floro Flores e Rajevic insieme, cioè con le due punte, no? O con Maniero. Ma noi possiamo fare tutto, io non sono vincolato a nulla. Il discorso è che noi abbiamo preso dei giocatori davanti, che per quello che riguarda l'attaccante centrale, tra le altre cose Floro Flores ha giocato in quella posizione spesso, è anche vero che ha giocato poi da esterno d'attacco in un 4-3-3, però l'ha fatto qualche anno fa, insomma. A mio avviso lui è un terminale d'attacco giusto, perché ha caratteristiche che a me piacciono molto, non è la classica prima punta che è ferma lì, insomma, e fa sportellate, ma è un giocatore che comunque si muove, che è molto bravo tecnicamente e che riesce anche a mandare dentro gli altri.
e sono caratteristiche completamente diverse da quelle che c'ha magari Rajčević, che è più un ariete, un giocatore di sfondamento, ma noi Rajčević l'abbiamo preso proprio per cambiare eventualmente le potenzialità offensive, per cambiare anche tema tattico. Sono giocatori che hanno, ripeto, caratteristiche completamente diverse. Maniero già lo conoscevamo, di Maniero già ho parlato. Può accadere tutto, possiamo giocare con due punte, possiamo giocare con due trequartisti dietro una punta, possiamo giocare quattro. Non è il problema, non è il sistema di gioco, a mio avviso, è l'ultimo dei problemi. Fermo restando che comunque Rajčević negli ultimi 2 o 3 mesi aveva avuto dei problemi, per cui si è allenato, sì, però in maniera magari discontinua, non ha giocato molto. Quindi sono giocatori questi qui che sicuramente torneranno utili e saranno utili alla causa, ma vanno un attimino aspettati. Poi non so, poi magari domani giochiamo con due punte, chi lo sa, io non è che so, posso cambiare idea anche il giorno della rifinitura, non so vincolato a nulla. Ora abbiamo delle, cioè, giocare con un certo sistema di gioco ci ha dato delle indicazioni. Domenica, tutto sommato, sabato abbiamo fatto bene perché abbiamo fatto gol su azione, manovrando. È vero anche che in alcune circostanze dovevamo essere più precisi, non siamo stati, abbiamo fatto una partita di calcio, però abbiamo vinto contro un avversario molto difficile sabato. Perché Vicenza era una squadra difficile in quel momento, e mi riallaccio al discorso che ho fatto all'inizio, perché noi abbiamo beccato il Vicenza in un momento storico e importante. Il Vicenza in questo momento, ora non so che farà domani, però in questo momento era una delle squadre più in forma, così come lo è il Cesena adesso, e quindi dovremo essere bravi ad attrezzarci al di là delle due punte, una punta, trequartista, possiamo giocare dietro a tre, non lo so. Onestamente il discorso del sistema di gioco lo... Sì, è importante, ma poi... Ho fatto una domanda per sì. Quando è finito il mercato? Sì. È vero che poi... Ci abbiamo giocato con due punti. In conferenza, giustamente, no, proponi una serie di situazioni, però poi sul campo la linea che hai seguito è centrale e due esterni. Con Brienza, quindi 4-2-3-1. Sì, con Brienza, no, con Brienza centrocampista abbiamo fatto, poi l'abbiamo fatto con Brienza attaccante. Domani non è detto che Brienza non possa tornare a giocare davanti, perché Brienza può giocare in tutte le zone del campo, non è un problema. Questo porterebbe a pensare che prendi Calabro e lo metti al posto del Curvano. Ci può stare, ci può stare anche qualcosa di diverso, non lo so. Io guardo la settimana mi dà l'indicazione. Io, allora, non mi piace fare la formazione sulle cose già scritte. Dove sta scritto? Io guardo la settimana. Se la settimana mi dà delle indicazioni, io, siccome non mi voglio complicare la vita e do molto credito al campo, a meno che non c'hai Messi, e anche se non si allena, sicuramente qualcosa di buono fa. E guardo molto il campo, e il campo settimanalmente ci dà delle indicazioni, e credo che uno staff attento e preparato deve essere bravo a coglierle, per cui non è detto che domani possa giocare uno piuttosto che un altro. Il campo questa settimana mi ha detto un po' di cosettine. Il problema è che noi, chi fa sto lavoro, chiaramente le scelte le deve fare prima, e voi invece le giudicate dopo, perché, per cui il lunedì si fa sempre 13. Chi fa la schedina il lunedì fa sempre 13, invece io la schedina la devo fare sabato, capito? E allora è un problema, è quello, tutto qui. No, vantaggio non lo so, no. Probabilmente rimarremo ora con un'idea. Sì, probabilmente adesso rimarremo con quest'idea, ripeto, anche perché quelli, i giocatori, i Rajčević per esempio, c'è un colpo, io mi auguro che recuperi, però non so se recupererà bene, perché è gonfio ancora, vediamo in questi giorni. Però l'idea ora è quella, poi possono cambiare gli interpreti, anche al centrocampo magari possono cambiare gli interpreti, non è detto, ora ce ne abbiamo, e quindi andiamo avanti con questa strada. Poi non lo so, poi potrà, guarda, io stasettimana addirittura pensavo di mettermi a tre, ma è un po' balenato pure quest'idea. No, dicevo, questa settimana io, perché mi piace sempre, siccome sto sempre a lavorare, continuo, dico, questa settimana quasi quasi mi piacerebbe giocare a tre. Poi invece forse probabilmente non lo farò, perché non voglio dare, insomma, seguito a un certo tipo di discorso, perché gli altri centrali ancora, Moras l'abbiamo appena recuperato, Suwager è appena arrivato, quindi, però le idee ce ne sono sempre tante, stiamo qui dalla mattina alla sera, se no diventa un lavoro piatto, no. Capito? Parigini è un ragazzo che va sicuramente un attimino aspettato, la storia di Parigini la conoscete meglio di me, insomma, da luglio scorso a quando l'abbiamo preso noi ha giocato in tutto 20 minuti, quindi non può... Più che una questione fisica, proprio
No, lui ora sta pagando quella più che altro, perché poi è un giocatore molto esplosivo, è un giocatore che fa della forza e della corsa, insomma la sua arma migliore, sono queste le sue caratteristiche, quindi è normale che quando la condizione è un po' approssimativa è depotenziato. Io l'ho fatto giocare per cercare di dargli subito qualche minuto, poi non è detto che qualche partita lo potrò far recuperare, poi magari lo rimetti dentro, ora vediamo, perché tutti questi giocatori, ripeto, che hanno queste problematiche, dobbiamo saperli gestire bene. È tutto possibile, è chiaro che avendo dei centrocampisti, ora avendo preso dei centrocampisti che ci hanno già, voi dimenticate di Maciek, perché guardate che Maciek è un giocatore incredibile, cioè, non lo sento mai nominare Maciek nei centrocampisti, guardate che Maciek è un giocatore, ne sentirete, vedrete fra qualche anno Maciek dove giocherà, non lo so questo qua, ora vediamo, però ogni volta che sento parlare di centrocampisti, sento parlare di Greco giustamente, sento parlare di Salzano giustamente, sento parlare di Bascia giustamente perché sta facendo bene, però poi abbiamo preso pure Maciek, e Maciek fidatevi. Ve ne accorgerete Maciek fra qualche anno che tipo di giocatore sarà, diventerà. Quindi fa parte anche lui della rosa, così come fa parte Ivan che stiamo cercando di recuperare, questi casi sono dei giocatori di grandissimo futuro, e quindi c'è anche Maciek tra le altre cose. Sì, abbiamo preso questi giocatori perché hanno qualità. Greco è un giocatore che ha qualità, cioè è un giocatore molto, molto bravo tecnicamente, è un giocatore che ha delle linee di passaggio importanti, così come Salzano, stessa identica cosa. E quindi ci può stare. Bienza può giocare sia lì, ma può giocare anche più avanti. Bienza chiaramente nasce in un altro ruolo, nasce come terminale offensivo, come trequartista, come seconda punta, ha giocato esterno d'attacco in un 4-4-2, sempre però un giocatore molto offensivo, quindi lo possiamo collocare dove vogliamo. È chiaro che quando ci sarà la crescita dei nostri centrocampisti, che sono comunque numerosi, probabilmente Brienza tornerà nel ruolo che a mio avviso è quello più consono alle sue caratteristiche. Poi non è detto che qualche gara non lo posso far giocare anche di mezzala, perché no? Va bene così? Grazie. Grazie. Tutti.